questo settore e del mondo della cultura in generale. Avuto gli auguri a questo importante convegno, impostato con molta serietà, con ricchezza di argomenti. Con componente del consiglio di amministrazione di Mediaset, uno dei principali produttori di cultura, di trasmissione di cultura del nostro paese. Dottoressa Neri Alletti. Buongiorno, intanto ringrazio tutti quanti, soprattutto l'organizzatrice di questa importante e anche timing manifestazione. Se abbiamo bisogno proprio di confrontarci in termini di costruzione di un percorso futuro. Ogni regione, io mi occupo della Film Commission Roma Lazio, ma rappresento anche le Film Commission italiane, essendo presidente dell'associazione, diciamo che ogni regione ha un proprio percorso sulla formazione. E film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie. Quindi ben vengano le norme che agevolano i produttori indipendenti e ben vengano le norme selettive che agevolino questi coraggiosi registi, ne esistono alcuni, ora ne citerò uno in particolare, che abbiano il coraggio di fare film di difficile realizzazione con assai modeste risorse finanziarie. Tra qualche giorno, il 13 novembre del 2020, presso l'Aula Magna dell'Università di Benevento, si terrà una importante premiere di un film realizzato completamente da remoto, con tecniche cinematografiche innovative, da un regista coraggioso, valente regista, italiano, che ha il merito, diciamo, di iscriversi nella ristretta nicchia del cinema autoriale italiano di alta scuola. Vorrei dire, stiamo per arrivare, ecco, diciamo, sicuramente a evocare scenari come quello dei Fratelli Italiani, che con il film realizzato a Rebibbia con le maestranze, diciamo, dei carcerati, è riuscita a vincere l'Orso d'Oro di Berlino. Ebbene, questo film, che si chiama Quarantena Live, ha un merito: di essere stato realizzato in presa diretta, da remoto, da regista Giuseppe Aquino, che tra l'altro si era già cimentato, credo qualche anno fa, in un film di alta valenza sociale, che ha avuto il merito di denunciare il fenomeno della povertà assoluta minorile in Italia, con un film il cui titolo L'altra infanzia ha avuto anche un premio della critica nel Festival di Cannes. E chissà, magari possiamo fare anche per quanto riguarda il canto. Adesso proviamo a dare di nuovo la parola a Giuseppe Aquino. Giuseppe Aquino è un regista impegnato nel settore sociale, è un ottimo regista, è una persona che io stimo moltissimo e lui ci dirà meglio successivamente. Grazie. Buonasera a tutti. Ho ascoltato con molta attenzione, devo dire che questo è il mio primo webinar in assoluto, perché sono stato impegnato dalla prima settimana di marzo fino adesso a girare un film che si chiama Quarantena Live, tutto da remoto e tutto da casa mia, e quindi ho coinvolto più di 100 unità per realizzare questo film. E credo che sia, almeno fino a prova contraria, l'unica impresa cinematografica che ha lavorato tra marzo e maggio. L'abbiamo finito il 12 giugno e spedito in selezione al Festival di Venezia. E non contento, visto che comunque è una tecnica nuova che ho protocollato il 5 maggio a Roma dal notaio Federico Maiulio, ho avviato anche il processo di un brevetto, quindi credo che il cinema italiano abbia anche tramite me un record mondiale per la realizzazione, per questo nuovo tipo di realizzazione, che è un progetto che risale a 3 anni fa, perché sto girando un film sulla vita di un santo, San Pietro Chanel, un santo straordinario che ha girato il mondo, un santo missionario. Quindi sto girando questo film ambientato nel 1800, ma il Covid mi ha fermato. Siccome molte riprese di questo film dovevano essere effettuate in un'isola irraggiungibile del Pacifico, io nei precedenti 2 anni avevo studiato un sistema di regia a distanza.
Quando è successo, è scoppiato il Covid e poi il successivo lockdown, ho preso tutto questo studio e ho creato un film, ho scritto una sceneggiatura in 3 giorni e abbiamo realizzato questo film. Come dicevo, il mio primo webinar, perché sono stato assorbito quasi totalmente in questa grande avventura, al punto tale che, finito il film, ne ho incominciato un altro, che si chiama Amore e Giuramenti, e sto già nella fase centrale. Io sono un regista indipendente, e mi affascina il mondo burocratico e anche dei finanziamenti, tax credit, però devo confessare, ne so poco. E quindi questa è una buona occasione per approfondire, e ringrazio comunque il direttivo di avermi invitato. Per quanto riguarda il cinema, io penso che il cinema in sé, il film è il mezzo di comunicazione più potente nell'epoca contemporanea. Quando sbagliamo a fare film, diamo dei messaggi brutti alle nuove leve e all'adolescenza. Quindi quando produciamo brutti film contribuiamo all'abbassamento del livello sociale mondiale. Quindi io mi sento responsabile, e personalmente io credo di aver fatto una scelta contro tendenza, perché sono 32 anni che svolgo questo lavoro e ho deciso di produrre e girare film dando davvero valore a quest'arte, rendendoli utili e nel sociale. Sono sempre stato convinto che un film finalizzato a se stesso, anche nella bellezza, è depotenziato per quello che il valore ha il cinema. Cioè, dico questo perché facendo un buon cinema, con tutti i parametri classici, dico, non il solito, non il film d'autore, quello con inquadratura fissa che rimane 3 ore, che magari viene visto soltanto in alcuni contesti, ma un cinema classico con dei grandi messaggi sociali, secondo me è il massimo, e questo è quello che ho cercato di fare nella mia carriera e che farò. Quindi volevo portare questo messaggio. Esiste anche questo tipo di cinema in Italia, e devo dire, ho delle grandi soddisfazioni anche a livello internazionale. Il fatto che io sia anche un cittadino britannico, mezza famiglia lì, quindi lavoro anche a Londra, devo dire che grandi soddisfazioni per il cinema italiano in tutto il mondo. Esiste anche questo cinema, e sono felice di averlo raccontato in questa bella esperienza, anche se la prima che mi ha fatto vivere Deborah e tutti quelli che hanno organizzato. Vi ringrazio.